La situazione di disagio che si registra da anni nella ASL di Pescara è stata messa ancora più in risalto dall'arrivo dell'emergenza sanitaria. Il Covid-19 è piombato su un sistema sanitario già disastrato. Sono anni che denuncio l'inefficienza nell'organizzazione, la vetustà delle strutture, la mancanza di personale e strumentazione all'interno dei distretti sanitari della provincia di Pescara. È durissimo l'attacco del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina, carte alla mano, ha presentato quella che lui stesso ha definito la triste fotografia della ASL di Pescara. Quante volte abbiamo chiesto il potenziamento della medicina territoriale, ma soprattutto il potenziamento dei presidi minori di Penne e Popoli. Penne e Popoli sono stati purtroppo negli anni smantellati e declassati e sono diventati poco più di ambulatori. Invece di fare da valvola di sfogo, che adesso sarebbe veramente servito tanto, riversano a loro volta i pazienti dell'area Vestina e della Val Pescara sull'ospedale di Pescara. Pescara è già in affanno, è affaticato, è un ospedale che sta già scoppiando, il pronto soccorso è molto ingolfato. Medicina territoriale, distretti sanitari, tutti i distretti della provincia di Pescara hanno problemi di fatiscenza delle strutture, carenza di personale, macchinari non funzionanti o funzionanti mali, e si aggiunga in questo preciso istante delle lunghe file, dei serpendoni fuori la porta. Non solo, andiamo avanti, problema dei tamponi, completamente fallimentare, perché c'è il primo ordine di problema che funziona, che il cittadino deve chiedere al medico, il medico deve chiedere alla ASL, la ASL deve prenotare, riversarlo sul medico, che il medico lo deve ricomunicare al cittadino, mentre si sarebbe potuto far prenotare direttamente dal medico. Personale sanitario, avevamo chiesto di tamponare tutto il personale sanitario, abbiamo scoperto che ci sono alcuni sanitari che ancora ricevono il tampone. Ma non ci meravigliamo, perché? Perché solo alcuni giorni fa, con una delibera della AS, hanno finalmente regolamentato la mappatura dei tamponi al personale sanitario. Questi sono i veri problemi. Ospedale Covid, grave problema. Hanno trasferito dei reparti quest'estate, nefrologia, pneumologia e malattie infettive, che stanno occupando l'ospedale Covid. Quelli devono tornare immediatamente indietro, però non è che può tornare dalla mattina alla sera. Passerà del tempo. Ecco, si sarebbero potuti liberare spazi. Abbiamo raccolto la denuncia di un sindacato che dice carenza di personale addirittura nell'ospedale Covid. Quindi fare immediatamente, prima che sia troppo tardi, una grande assunzione di personale a tempo indeterminato, mentre stanno assumendo personale a tempo determinato delle agenzie interinali, udite udite, per un mese e mezzo, e poi magari li rimandano a casa. Questo è vergognoso.